Lo splendido scenario montano della Gordino, tra le suggestive realtà sciistiche di Falcade e Dalle, che ha ospitato la seconda edizione dei Giochi del Veneto, indetti dal CONI regionale. Oltre 400 mini atleti delle 7 province venete hanno dato il loro massimo impegno tra le piste di Falcade per lo sci di fondo e nel complesso sciistico del Civetta ad Alleghe per lo sci alpino con lo slalom e nel palaghiaccio per l'hockey e il pattinaggio artistico e sincro. Manifestazione che ha preso il via con la partecipata sfilata delle autorità, delle federazioni e con gli atleti giunti a Falcade per la 3 giorni che ha preso avvio alla presenza di un mitico dello sport invernale, l'ultra ottantenne ed olimpionico di hockey, il cortinese Gianfranco Darin, 14 medaglie d'oro nel Cortina Hockey, che assieme ad una giovanissima erede dello sport invernale hanno aperto i giochi con l'accensione del tripode della mini olimpiade invernale, assieme alle autorità civiche e al presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Una manifestazione molto importante, per noi è una grande sfida, perché come ci sono i giochi estivi che vedono tantissime federazioni, tenere escluso il ghiaccio e lo sci, che per noi sono come regioni importantissimi, non è giusto. Allora noi auspichiamo che questa manifestazione, che per adesso si fa solo nel Veneto, domani diventi una manifestazione a livello nazionale. È molto importante vedere questi ragazzi dei 10-14 anni che ghiaccio e discesa e fondo si divertono assieme, sfilano assieme, accendono il trip, accendono la fiaccola olimpica assieme. Questa è una piccola olimpiade ed è molto importante che noi diamo segnali positivi per questo sport che da tanto ha un'Italia che ha grandi difficoltà, ma nello sport riesce ancora a farci sognare. Viva lo sport! Per me è un piacere stare in mezzo ai ragazzi e ai giovani, anche perché ho fatto l'allenatore federale per tutte le squadre giovanili, dal 14, 16, 18 e 20, e stare insieme alla gioventù è sempre stato un piacere per me. Io auguro a tutti questi ragazzi giovani che incominciano l'attività, che incominciano a fare dello sport, che abbiano le soddisfazioni che ho avuto io. Con lo sci da fondo sulle piste di Falcade e lo slalom sulle incantevoli piste del compressorio del Civette, i mini atleti delle 7 province venete si sono affrontati senza risparmio di energia, così come pure lo sono stati i mini atleti del ghiaccio impegnati nell'artistico singolo femminile e nel sincro. Non da meno lo sono state anche le animate sfide al palaghiaccio di Alleghe tra le 8 formazioni di hockey, che ha visto i mini atleti di Cortina primeggiare davanti alla formazione di Pieve di Cadore, con una finale conclusa 6 rigori. Ci troviamo sulla pista Coldai, in un posto splendido, ma certamente quello che c'è da grande soddisfazione è che questi secondi giochi del Veneto hanno riscontrato una partecipazione ancora maggiore di società che hanno aderito nella nostra regione. In questo momento è aperto il palaghiaccio dove ci sono le gare di hockey, il fondo a Falcade e qui siamo a Alleghe che aspettiamo l'inizio delle discese dello slalom gigante. Credo che il segnale che vogliamo dare è quello ai nostri giovani che devono, oltre che diventare grandi campioni, se riescono, però sapersi divertire con lo sport e quindi stare assieme, fare squadra, e tutti gli sport sono belli e quindi i sciatori conoscono il ghiaccio conoscono chi invece ama la neve e corre sulla neve. Poi l'ultima sfilata con tutti gli atleti, dirigenti e federazione presenti per la consegna delle medaglie, le coppe, così come i trofei andati ai vincitori, con Belluno che ha preceduto nell'ordine gli atleti di Treviso e di Padova. Poi l'applauso finale dei presenti alle premiazioni con l'arrivederci e l'appuntamento a tutti alla prossima edizione dei Giochi del Veneto invernali sotto il simbolo dello sport del CONI Veneto.